La giornata delle fondazioni, giovani musicisti e studenti si incontrano a Ventotene, l'isola in cui è nata l'idea dell'Europa unita. Andrea Marini. Le fondazioni di origine bancaria, come quelle delle casse di risparmio, sono sì sentinelle anche culturalmente del territorio, attente alle esigenze di stretta prossimità, ma sono pure proiettate verso la realtà sovranazionale dell'Europa. Per questo, in occasione della giornata europea delle fondazioni, l'ACRI, l'Associazione delle Casse di Risparmio Italiane, ha voluto lanciare il progetto Risuona Italia con un concerto simultaneo di giovani orchestre in 50 città d'Italia, aperto dall'esecuzione dell'Inno alla Gioia di Beethoven. A fare da capofila le note eseguite in quell'isola di Ventotene che dello spirito europeo fu vero crogiolo con quel futuristico manifesto che poi dall'isola ha preso il nome per un'Europa libera ed unita, elaborato nel 1941 da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, che auspicava una federazione europea dotata di un Parlamento e di un governo. Ora l'obiettivo di Risuona Italia è motivare i giovani, indurli all'ascolto e alla riflessione e combattere attraverso la musica, che è il linguaggio universale, la povertà educativa e la dispersione scolastica. L'iniziativa è stata presentata pure al Presidente della Repubblica. È un progetto che entra nelle corde del paese. Gli porteremo il saluto dei nostri ragazzi e poi questo messaggio che attraverso la cultura e la musica si può ricostruire un paese. Lo vedete, Stefano Cucchi avrebbe compiuto oggi 42 anni. Per ricordarlo, al via il sesto memorial che porta il suo nome, molti gli eventi in programma in questo mese con tre date fondamentali.